Per il Gavorrano i play-off sono una matematica certezza dopo la vittoria in rimonta per 3-1 sul Viareggio davanti al pubblico amico. Marco Cacitti, forte del recupero degli acciaccati, schiera i pezzi migliori della sua collezione nel solito 3-4-2-1, con Salvalaggio tra i pali, Bruni, Placido, Scognamiglio in difesa, Bracciali, Conti, Cerretelli e Mastina a centrocampo, Gomez e Costanzo dietro a Jukic. Il tecnico bianconero Andrea Macchetti risponde con un 4-4-2. Cipriani, Pelliconi, Bianchi e Balduini, Gaie a formare il comparto arretrato. Pregnolato, Papi, Belluomini, Tine, il quartetto di centrocampo e in attacco Chicchiarelli e Folegnani. Le prime battute della partita sono blande, scandite da errori grossolani da entrambe le parti. Al 21esimo però arriva una scossa. Costanzo si procura una punizione dal limite dell'area che lui stesso va a calciare esaltando le doti del portiere del Viareggio. Al 34esimo bell'azione rosso-blu. Cross del solito Costanzo da palla ferma, sponda di testa e guizzo di Gomez, ma la sua rovesciata viene murata dalla difesa bianconera. Il Gavorrano sembra avere la partita in mano, ma poi arrivano i 120 secondi che non ti aspetti. Prima Folegnani si trova la palla del vantaggio sui piedi dopo un batti e ribatti al limite dell'area, ma Salvalaggio è attento. Al 41esimo poi il Viareggio passa. Belluomini tenta la conclusione dalla distanza. La palla forse viene deviata da un difensore minerario quel tanto che basta per finire all'incrocio dei pali, imprendibile per il portiere. Il vantaggio dei versigliesi scuote il Gavorrano, che prova subito a reagire. Al 45esimo del primo tempo Cerretelli fa partire un bel tiro al volo, ma la palla viene deviata. Il centrocampista rosso-blu reclama veemente il rigore per un tocco di mano, ma rimette soltanto un'ammonizione. Alla fine dell'unico minuto di recupero poi ci prova anche Costanzo dalla distanza, ma Cipriani manda in angolo. A inizio ripresa scendono in campo gli stessi 22 e i tifosi si attendono alla reazione dei minerari, ma la prima occasione è di nuovo del Viareggio, con un cost to cost di Chicchiarelli che si fa tutto il campo palla al piede allargando troppo il diagonale sul più bello. Al quarto d'ora termina la partita di Mastino, espulso col rosso diretto dopo un fallo su Tine. La strada sembra farsi in salita per il Gavorrano, ma 5 minuti dopo trova il pareggio. Il colpo di testa del neo entrato Berardi finisce sul braccio di Pelliconi e l'arbitro fischia il calcio di rigore. Dal dischetto va Capitan Conti che non sbaglia, infilando la sfera dove Cipriani non può proprio arrivare. 5 minuti ancora e i rossoblu completano il sorpasso. Azione insistita in area bianconera finché un rimpallo serve l'assist perfetto per Berardi, che ha il tempo di mirare e fulminare Cipriani col destro. Al 28esimo cala il sipario sulla partita. Conti serve Gomez che è bravo a infilarsi in area e a battere il raso terra il portiere per il 3-1 che riscrive completamente la sfida. Al 34esimo viene ristabilita la parità numerica in campo. Gomez ruba palla a Belluomini che di tutta risposta lo atterra da dietro. Il direttore di gara applica lo stesso metodo usato con Mastino e gli mostra il rosso diretto. È l'ultima emozione della gara prima del triplice fischio finale e della festa rosso-blu.